Non lo so, forse diciamo che la cosa più significativa della scelta della casa per scrivere è che non abbia da mangiare dentro. È vero, non neanche il frigorifero. E non ha nemmeno il frigorifero, questo sì. Senti Giovanna, tre romanzi, tre protagoniste. Allora, Lucia, Silvia, Marcella. Poi tu dirigi una collana, quindi di manoscritti ne leggi. Quindi sai che il popolo italiano è un popolo di scrittori, sicuramente non solo di Scriviamo naviganti, tutti, tutti sì. scriviamo. Allora, qualcuno ti dovesse chiedere un consiglio, per esempio, non so, è Scrivere. più facile aggiungere o togliere? È più facile scrivere o ripulire? È più importante la pancia o la tecnica? Ma allora, qui la mia opinione ha avuto un'evoluzione sostanziale. Inacidisco, ma i 40 mi hanno fatto inacidire. Comunque, no, bisognerebbe che non, ovviamente non alludo a lui perché altrimenti non avrei pubblicato con lui, che alcuni editori pubblicassero meno. Nel senso che si vedono, insomma, a volte escono delle cose agghiaccianti. Sai a cosa mi riferisco recentemente? Li presento tutti io, Sì, quindi dai, stai sempre, di serena. solito li presenta lei. Comunque va bene, presenta anche me, quindi dovrei No, pormi delle non c'entri tu. domande. Comunque, non lo so, bisognerebbe capire che scrivere non è abbastanza. Bisogna scrivere, avere l'istinto, mettersi in discussione. Non buttarsi alla prima cosa che viene fuori e trovare anche l'editore onesto, come ha fatto Gianluca con me con i dialoghi, no? Gianluca è lui, quando gli ho mandato una storia dei delfini, poi le parole del buio, ha fatto delle considerazioni, no? E è stato mitico perché io non mi potrò mai scordare che mi ha detto: Gioà, i tuoi dialoghi fanno schifo, no? Un Sì, concettino però semplice. ci vuole uno che ti dica: guarda che quella parte lì non funziona. Perché un conto è scrivere. Io adesso mi metto qui, prendo questi, scrivo quello che mi pare, me lo tengo per me ed è finita. Ok, ma se io quello che scrivo voglio proporlo, voglio farlo leggere, devo in qualche modo mettermi in discussione, chiedere dei pareri, accettare la critica e lavorarci su. È più facile scrivere o togliere? È più facile scrivere. Togliere è difficilissimo, ma necessario. Adesso, ieri io mi sono sentita devastata perché ho dovuto mutilare un manoscritto, ma ho tirato via dei capitoli, ho tirato via Madonna, che dolore! veramente. Per fare stare il manoscritto in determinate regole ed erano quelle perché altrimenti non veniva, non andava bene. E però alla fine, quando ho dato un'occhiata, ho capito che essendo costretta a ridimensionare, trovavo delle parti che non servivano, ci sarà un motivo allora, no? Quindi ti piace di Se più adesso? le... Sì. Perché ho capito che alcune parti era vero che non servivano, erano una sorta di così corollario, autocompiacimento, e non serviva, non c'è niente da fare. Tant'è vero che il manoscritto fila, Come un secondo me, poi treno. magari, senza queste parti. Togliere è fondamentale, togliere è fondamentale. Poi bisogna capire cosa togliere e la tecnica. Conta, nel senso che a me piace molto lo stile personale, cioè ognuno ha un proprio stile, eccetera. A me non piace chi scrive da scuola, no? Però in questo esistono anche alcune regole, no? Se, per esempio, la buona vecchia regola che ho imparato da Severgnini e che c'è poi in tutti i manuali di scrittura creativa, quella dei tre puntini. Io quando vedo arrivare un manoscritto che è pieno di tre puntini, già. O come un, non
un senso Perché i di... tre puntini hanno un senso in un certo contesto, non messi dovunque. Sì, ma poi comunque, vabbè, detto questo, ci sono cioè, tutte le scritture o quasi, tranne Massimiliano Parente, no, non lo dico scherzando, dico davvero, tranne la sua scrittura, possono essere in qualche modo riviste, discusse, migliorate. O uno nasce col genio che ha Massimiliano, oppure qualcosa si può modificare. Poi dopo un po' tu impari, nel senso, io ho imparato questa cosa dei dialoghi, ho imparato che quando do la prima o seconda stesura metto molti io e molti tu. Io, lei, tu, lui. E allora so che poi devo cercarli tutti per vedere se ci stanno Certo. davvero. E ripeto, quindi so quali sono i difetti, ma perché lo so? Perché dopo un po' capisci che non basta l'istinto, ci vuole anche la tecnica. Ci sono le scuole di scrittura, ognuno la pensa come vuole. Io ho trovato più utile, per esempio, leggere qualche testo, soprattutto gli americani, quelli che in Italia sono pubblicati da Udino, quelli di scrittura creativa sono utili. Utili. Soprattutto sono utili, secondo me, per capire che certe descrizioni possono venire fuori in realtà dalle azioni che tu fai. Quando si inizia a scrivere si ha la tendenza a dire c'erano delle sedie gialle e una signora con i capelli lunghi, il cappotto grigio, eccetera, e un signore vicino ma magro, si è dimagrito, ecco. Sembra l'aggettivo Magari è un aggettivo, magro. esatto. E poi invece capisci che puoi dire la stessa cosa, però dicendo, non so, la signora con i capelli lunghi entrò e sedette sulla sedia Gialla, gialla, no? certo. Non fa E l'elenco. non fai l'elenco di quello che tu vedi. Questa è tecnica, quindi sì, ci vuole anche la tecnica. E comunque la scrittura o ce l'hai o non ce l'hai nel DNA. Sì, questo sì, ma credo che tutte le cose come la pittura, a me dispiace molto, io sono pessima veramente nel disegno, come nel canto. Non ti ho mai sentito. Cioè, meglio. Come meglio? Mia sorella dice meglio. Vabbè. Ok. Comunque, detto questo, sì, la scrittura deve averla nel DNA. Il problema è che veramente scrivono in tanti. Non so, io non voglio immaginare la qualità di vita di Gianluca e Fabiola quando arrivano i manoscritti, perché arrivano delle cose che sono allucinanti, veramente. E cioè, la cosa buona è che loro nei dovuti modi li fermano. C'è gente che non li ferma. E quindi Ah, escono sì, delle lo cose so, che poi presenti tu. lo so. Sì, adesso smettila. No, non le sue cose, eh. No, le sue No, sono no, bellissime. no, no, ho No, capito. no.